Buongiorno, ben ritrovati cari amici di Villago per questo quarto video dedicato ai dolci storici delle belle dimore di Delizia. Avvicinandosi alle feste natalizie, oggi vi presentiamo un dolce davvero importante, scenografico. Di solito è un dolce storico, utilizzato per i matrimoni, i battesimi, le cerimonie importanti e anche i momenti proprio dedicati al Natale. Si chiama Croquembouche. Questo dolce l'abbiamo trovato in un menù storico di Villa Litta, di Vedano all'Ambro, dell'ottobre 1890. Il Croquembouche è un dolce un po' particolare, un po' difficile da fare, infatti non vi assicuro nulla, però è effettivamente davvero molto bello, molto scenografico, sembra proprio un albero, quasi un albero di Natale, fatto di bignè ripieni alla crema di crema pasticcera e tenuti insieme dal caramello. Infatti il suo nome, Croquembouche, deriva dal fatto che crocca in bocca e la parte croccante ovviamente è dovuta al caramello. Quando in Villa Litta, nell'ottobre del 1890, servirono questo dolce, come vi abbiamo documentato dal menù, probabilmente era appena stato inventato, perché secondo gli storici venne proprio ideato da un pasticcere francese famosissimo, che si chiama Marie-Antoine Carême, all'inizio del 1800. Questo pasticcere è il padre della haute cuisine, della cucina borghese. Pensate, siamo all'inizio dell'Ottocento, si esce dalle grandi proprietà, dalle grandi dimore della corte francese e la cucina diventa più abbordabile, borghese, un po' più per tutti. Però cerca davvero di coniugare quello che è l'aspetto, la magnificenza, la bellezza del cibo con la salubrità, la freschezza e la pulizia, se vogliamo, proprio della ricetta e del piatto. Ora iniziamo, dobbiamo fare i bignè. Iniziamo dagli ingredienti. Ingredienti per circa 32 bignè, 70 ml di acqua, 80 ml di latte fresco, intero, meglio, 62 g di burro, 82 g di farina, 00, 3 uova medie, un cucchiaio di zucchero e un pizzico di sale. Prendete un pentolino, inserite l'acqua, i 70 ml di acqua, 80 ml di latte, il burro, 62 g, tagliato a cubetti. Mettiamo sul fuoco fiamma moderata. Incorporiamo il cucchiaio di zucchero, un pizzico di sale, e la farina tutta insieme, gli 82 grammi di farina 00. Ora mescoliamo fino a creare un composto omogeneo. Ok? Riportiamo sul fuoco. Una volta fatto intiepidire il composto, aggiungiamo le uova. Io le ho separate una per volta, amalgamando bene con il tutto. Ecco qua, la pasta bignè, detta anche pasta choux, dovrebbe essere venuta. Ora prendiamo la sac à poche. Io la sac à poche non l'avevo e l'ho realizzata con la carta da forno, tagliandola a triangolo e rigirandola su se stessa e poi fermandola con una pizzettatrice. Tagliamo ovviamente la base, non tantissimo. In modo che andiamo a realizzare i nostri piccoli bignè, che devono essere delle piccole ciliegine messe appunto su una teglia ricoperta da carta da forno e distanti tra loro almeno 3 cm. Ecco, abbiamo steso i bignè sulla carta da forno, ora inforniamo 220 gradi per 10 minuti, poi dopo 10 minuti faremo altri 190 gradi per altri 10 minuti e poi li lasceremo riposare.
Passati 20 minuti, spegniamo il forno e li lasciamo ad asciugare per altri 20 minuti a forno spento. Allora, intanto che aspettiamo i nostri bignè che stanno riposando al forno, prepariamo la crema pasticcera. Ora, nel croque en bouche si può mettere la crema pasticcera oppure la chantilly. Sapete, la chantilly è panna montata con zucchero a velo, la crema pasticcera invece sono uova, farina, zucchero con scorza di limone oppure vaniglia. Oggi abbiamo deciso di fare la crema pasticcera, quindi prendiamo 30 g di farina 00, 100 g di zucchero, una scorza di limone, 4 tuorli e mezzo litro di latte intero, fresco. Io ho scelto di farla con il limone perché risulta un po' meno grassa, il limone sgrassa un pochettino di più, altrimenti si può fare con un baccello di vaniglia. Come prima cosa prendiamo un pentolino, vuotiamo il latte, mezzo litro di latte intero, e mettiamo la buccia del limone. E il limone è proprio un prodotto nobile che voi trovate ovunque nelle ville, lo trovate nei giardini, in questi bellissimi parchi, soprattutto i giardini all'italiana, lo trovate nelle decorazioni di mobili e di affreschi, lo trovate anche in cucina. Pensate che in passato, già nel 600, nel 700, aveva molte funzioni il limone all'interno delle limone storiche. Funzione decorativa perché ricordava i pomi dorati del giardino delle Esperidi, sapete, una delle fatiche di Ercole. E funzione, se vogliamo, antisettica, naturale, perché con il limone davvero ci facevano tutto, anche il bagno a volte, pulivano la pelle, lo mettevano negli alimenti perché pensavano che pulisse, disinfettasse un ambiente che insomma a volte non era perfettamente pulito o dei cibi che erano insomma un po' massati. Allora, adesso mettiamo in una casseruola 4 tuorli, ora uniamo ai tuorli, 4 tuorli, 100 g di zucchero. Ora aggiungiamo poco a poco la farina di 30 g. Sempre continuando a mescolare. Allora, incorporiamo un po' alla volta, ecco, senza bruciarci, ma così, meglio. Incorporiamo un po' di latte bollente. Fuoco moderato, e facciamo sobbollire per 3 minuti 4. La temperatura non dovrebbe superare gli 80-85 al massimo gradi. Ora sobbollito per 3-4 minuti e la crema pasticcera è pronta, lasciamola raffreddare. Mettiamo la crema pasticcera in una terrina fredda che ho lasciato qualche minuto in frigorifero. In alcune versioni, soprattutto quelle francesi, occorrerebbe mettere poi la panna montata una volta intiepidita, però sono già troppe calorie così, lasciamo perdere. Ora prendiamo i nostri vigni. Eccoli qua. Come vedete sono venuti correttamente le diverse dimensioni, perché quelle più grosse stanno a costituire la base della nostra piramide, mentre quelle più piccole le mettiamo al vertice. Prima di riempirli vi racconto un po' di storia del vigné. Il nome è sicuramente francese e probabilmente il termine deriva da un pane ripieno cotto sotto le ceneri, ma in realtà il padre, diciamo, dei vigné, l'origine dei vigné è assolutamente italiana, fiorentina. Probabilmente sono stati i pasticceri, i cuochi, a servizio di Caterina de' Medici, colei che poi sposerà Enrico II di Valois di Francia e ovviamente si trasferirà con tutti i suoi cuochi in Francia. A quel punto in Francia svilupperanno sostanzialmente questa moda del vigné e del dolce fatti con il vigné. Ma sarà, come dicevo prima, Marie Antoine Carême a creare davvero l'apoteosi dei dolci con il vigné. Pensate che questi dolci fatti con il caramello impilati va a creare il croque en bouche, quello che abbiamo fatto oggi, mentre ripieni di cioccolato e ricoperti di cioccolato creeranno il profiterole. Questa è la prima sfornata di 30 vignè, ora con le stesse procedure che vi ho raccontato prima fate una seconda sfornata, così da avere una sessantina, 55-60 vignè, per creare un bel croque en bouche. Considerate che la tradizione vuole che il croque en bouche sia minimo 20 cm di altezza, massimo un metro.
e ovviamente un metro è molto scenografico. Ora iniziamo a riempirli. Usiamo sempre la nostra sacca poche e la riempiamo di crema pasticcera, che nel frattempo si è ripulita, si è raffreddata. Con la sacca poche fatta artigianalmente in casa non ve la consiglio. Abbiamo trovato invece quest'altro dispenser, vediamo adesso di fare dei buchini nei bignè e riempirli con la crema pasticcera. Non scende tantissimo, eh? Ora che abbiamo riempito i bignè, passiamo al caramello per poi assemblarli nel coque en bouche. Mettiamo una piccola noce di burro, una sciolta noce di burro, inseriamo 300 g di zucchero. E 75 g di acqua. Ora abbiamo ottenuto un bel caramello dal colore ambrato. Vediamo di iniziare a comporre il croque en bouche. Con un pennellino spennelliamo la base di un grande piatto. Ora spennelliamo i nostri bignè partendo da quelli più grossi. Ora stendiamo, vediamo di fare dei fili che ricordano le ghirlande. Per dare un tocco finale, dal momento che si avvicina il Natale, facciamo una spolverata di zucchero vanigliato. Ecco voi il croque en bouche dell'ottobre 1890.